Ciao ragazzi, il video di oggi è dedicato interamente ad un singolo accordo, l'accordo di quarta e sesta, perché molti tra i miei studenti hanno difficoltà nel suo utilizzo. Abbiamo già studiato le triadi, abbiamo visto che cosa sono, ripeto, sono la sovrapposizione di tre suoni a distanza di terza. Abbiamo, ogni triade può avere tre stati, lo stato fondamentale, un primo rivolto e un secondo rivolto. Nello stato fondamentale c'è la nota fondamentale nella parte grave, la terza e la quinta nelle parti superiori. Nel primo rivolto invece prendiamo è la terza che sta giù in basso e nelle parti superiori avremo la quinta e la fondamentale e si indica con 3-6 perché si formano questi intervalli rispetto al basso reale. E poi l'ultima possibilità è il secondo rivolto, in cui la quinta sta nella parte inferiore e quindi sopra, nelle parti superiori, avremo la fondamentale e la terza. Si indica con 4-6 ed è quello che studieremo oggi. A me questo accordo ricorda sempre l'immagine di una ballerina sospesa sulla punta dei piedi, perché è estremamente instabile. Proprio perché c'è la quinta al basso. Vi faccio notare come passando dalla triade in stato fondamentale al primo rivolto e poi al secondo rivolto, man mano noi ci alleggeriamo e perdiamo contatto con la gravità. Accordo fondamentale. Stato fondamentale è stabile. Primo rivolto, meno stabile. Secondo rivolto. Sentite come siamo sospesi, infatti poi vogliamo risolvere qui e tornare. Quindi la quarta e sesta ha anche al suo interno questa dissonanza, la quarta rispetto al basso, quindi una dissonanza che va trattata con attenzione, sempre, deve sempre risolvere. E poi il fatto di avere la quinta nel basso ci crea questo effetto di instabilità e di sospensione. Vediamo adesso l'utilizzo della quarta e sesta. Fondamentalmente abbiamo quattro utilizzi di questo accordo. Lo possiamo usare come accordo di passaggio, accordo di volta, quarta e sesta cadenzale e quarta e sesta arpeggiata. Vediamo adesso i diversi casi. Primo esempio, quarta e sesta di passaggio. Allora, leggete al centro. Basso reale, dove vi ho scritto il movimento che il basso reale compie. Primo, secondo, terzo grado, oppure terzo, secondo, primo, possiamo leggerlo anche al contrario. Quando abbiamo questo tipo di movimento, quindi tra gradi congiunti e gli estremi sono a distanza di terza, possiamo riempire questa distanza di terza con un accordo di quarta e sesta di passaggio tra questi gradi. Sentiamo. Primo. Sesta di passaggio, terzo, anche al contrario. Va bene? Sopra in blu vi ho scritto invece la cifratura con il basso fondamentale, in cui voi vedete col grado romano chi è la fondamentale dell'accordo, quindi accordo del primo grado, accordo del quinto grado ma in secondo rivolto e accordo del primo grado ma in primo rivolto, mentre le funzioni armoniche sono tonica, dominante in secondo rivolto, tonica in primo rivolto. Possiamo averlo anche per esempio su quarto, quinto, sesto, sesto, quinto, quarto, va bene? E questo accordo si manifesta sul tempo ritmicamente debole, proprio come una nota di passaggio, ma è un accordo. Vediamo il secondo caso, quarta e sesta di volta. Qui l'analogia è con la nota di volta. Allora c'è una nota pedale, guardate il basso reale non si muove e passerà dallo stato fondamentale a secondo rivolto con 4-6 per poi ritornare su 3-5, quindi allo stato fondamentale. L'effetto è questo. Può avvenire anche su altri gradi. Per esempio,
bene, però l'importante è che voi capiate che avviene su un basso reale che sta fermo, su una nota pedale. Sopra leggete nel basso fondamentale in azzurro, primo, quarto con 4 6 e poi primo di nuovo. Mentre in rosso le funzioni armoniche, tonica, sottodominante in secondo rivolto, tonica. Vediamo la parte sesta arpeggiata. Come il nome già spiega tutto, nel senso che questo si manifesta su un unico accordo quando il basso tocca le diverse componenti della triade, quindi può anche toccare la quinta, ma l'armonia non cambia. Per esempio così. Quindi il secondo accordo era una quarta e sesta arpeggiata, perché ho toccato la quinta della mia triade. Il basso fondamentale, vedete in azzurro, è sempre l'accordo del primo grado che passa da uno stato all'altro, quindi da stato fondamentale a secondo rivolto, poi a primo rivolto, poi di nuovo fondamentale. Le funzioni armoniche vedete in basso in rosso, sempre funzione di tonica. È sempre lo stesso accordo, sempre l'accordo di tonica, ma nei vari stati. E poi l'ultimo caso, quarta e sesta cadenzale. Questo è più semplice da riconoscere. Quando il quinto grado dura per esempio due movimenti, possiamo dargli due armonie diverse. Questa è la cosiddetta cadenza composta consonante. Avviene in battere, quindi è come se fosse una doppia appoggiatura sul quinto grado, la quarta e sesta che poi risolve sulla terza e quinta con un movimento discendente di grado. Gli intervalli che si formano sopra il basso sono una quarta e sesta e poi una terza e quinta. Tra parentesi, vi ho scritto anche la cifratura con il basso fondamentale perché questa quarta e sesta possiamo considerarla già come accordo del primo grado, ma in secondo rivolto, che poi risolve sul quinto grado, che a sua volta risolverà sul primo grado, ma allo stato fondamentale. Va bene, quindi la differenza tra la quarta e sesta cadenzale e gli altri tipi che abbiamo visto è che questa si manifesta sul tempo ritmicamente forte, sul tempo forte, mentre gli altri si manifestavano sulle porzioni ritmicamente deboli della battuta. Riassumiamo i quattro utilizzi della quarta e sesta con questa diapositiva. Mi soffermo qualche secondo in più sulla quarta e sesta di ogni per farvi ascoltare l'effetto, va bene? Quarta e sesta di passaggio. Quarta e sesta in arpeggio. Quarta e sesta cadenzale. Sesta di volta su nota pedale. Ok, spero che sia tutto chiaro adesso come riconoscere gli accordi di quarta e sesta e saperli classificare nei vari utilizzi, nelle varie funzioni. E quindi vi invito ad esercitarvi, per esempio, su questa sequenza armonica scrivendola e suonandola in tre diverse tonalità. Buon lavoro e al prossimo video. Ciao!